La precisione maniacale dei dettagli nelle vedute di Venezia e Londra, unita alla capacità di interpretare il mondo con una visione personale che non tradisce la realtà, e poi la luce che riempie lo sguardo, definisce le atmosfere, c'è tutta la personalità di Canaletto nella mostra che Palazzo Braschi dedica a Roma al pittore veneziano dall'11 aprile al 19 agosto, a 250 anni dalla morte. Noi sappiamo che ci sono le opinioni soprattutto dei suoi agenti e clienti inglesi che lo mostrano come un artista avido, gretto, che cambia il prezzo ogni giorno, che bisogna essere molto attenti con lui perché può anche non fare il quadro. Bisogna insomma avere tutte le precauzioni per avvicinarsi a lui, ma penso che questa sia una immagine appunto creata che poi piace molto come l'idea di un artista così sicuro di se stesso, ma penso che Canaletto in fondo era un uomo umile, sereno, tranquillo, che amava il suo lavoro, amava Venezia. Attraverso 9 sezioni il percorso svela come Canaletto dall'attività di scenografo sia diventato artista rivoluzionario.